questa sigla, quante parole in tedesco vere ci saranno? Allora, nella sigla Zimzalabim del maestro Vittorio Cosma, che Cosma. Salutiamo. E ricordiamo, è tedesco di lingua madre. Certo. Io ho sentito Traverzonen, sì, Punitoren, Cornutone, Cialappa. Sì, io invece ho visto una serie di nomi nella sigla che sembra una produzione vera. Sono dei prestano, cioè non c'è, nel senso, siamo tre pirla, invece c'è scritto cosa? Invece di mettere, scritto cosa? Invece di mettere Loren Ipsum abbiamo messo i nomi a caso. Esatto. Ballone. Ricordiamo, siamo in diretta dal Telepass Store di Via Larga 9 a Milano, venite a trovarci in vetrina, ci vedete, potete fare delle come foto. Le mignotte, come siamo in vetrina. Come ad Amsterdam. Punizione. Allora, a grande richiesta al primo ospite. L'unico stronzo che è rimasto. Pippo Franco. Enrico Valcontino. Dei ragazzi cincini. Ciao. Ricordiamo le Perché sei strappa braghe. Sì. Ciao Enrico, perché sei in ospedale? Perché sei in ospedale? Non lo so, no, in realtà ci hanno condotto a forza. Tu sei, TSO. Ricordiamo che Enrique è per metà spagnolo, che è reduce da un viaggio in Marocco, sei tornato ieri. Ah, ecco perché il copricapo. È andato adesso. Ah, oggi? Sì, due ore fa. Ma due ore scusami, fa. Come mai no? E alla dogana tutto bene. Come mai non si parla di te nella cronaca nera? Esatto, nei TG, come mai? Tutto a posto perché i cani dormivano, i cani dormivano. No, no, no Marco, io vado in vacanza con la famiglia, con i bambini, sì. No? Sì, ma ormai la sanno sta storia. Ma la sanno sta storia dei bambini ormai. Ma sì, tanto poi sono minorenni, non è che gli possono dare delle pene esagerate. Uno non è imputabile a 12 anni, ecco. L'altro ne ha 16, quindi quella è imputabile. Quella direi che è imputabile. Era anche abbastanza nazista. Ecco. Quindi devo stare attento, devo stare molto attento. Cioè, quindi okay. Spagna nel cuore e Marocco ancora nei polmoni da Gallappa. Ciao Alessandro, eccolo lì. Riso, preso come una corda di violino, Alessandro. Ho appena finito di cantare l'inno. Ah, bravo, bravo. Ma quello spagnolo? A bassa voce. Già, perché tu no, sei... a bassa voce perché sono in un... Aspetta, sei in un locale pieno di spagnoli. Sei in un locale bene. Spagnolo con i figli, ma sei un pazzo. Sei un pazzo. Li usa come scudi umani in caso di... Esatto. Ma sei un pazzo. In caso di Talperuglio, sì. Esatto. Beckenbauer. Com'è l'atmosfera lì, ragazzi. Alessandro? L'atmosfera, io pensavo fosse un po' come da noi in Italia, nei bar, sì. Se ne fottono di anziani che guardano la partita, sì. Questi sono tutti sedicenni, quindi fisicamente anche competitivi. Esatto. Se dovesse scattare sei già preoccupato. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, meglio. Senti, dai. Ma hai fatto amicizia all'inizio o già con questa maglietta? No. Perché già è la maglietta dell'Italia, no, tu, tra l'altro. Certo. Ho le figlie che si stanno vergognando di me come delle ladre. Cioè, per forza, sei con la maglietta. Non vogliono parlare con nessuno. Appena ho provato ad accennare l'inno, mi fanno: papà, vado a nascondermi in bagno. Che straffe! William, sei rotto il cazzo! Oh. William, sei veramente. Basta. Se uno gioca con l'esterno alto, vada comprato adesso. Non Di Lorenzo è al bar con Cattela. Anzi, cioè, non abbiamo filtro a centrocampo. Ma in compenso non abbiamo la difesa e l'attacco stenta. Questa è un po' la situazione. Questa non potevi non prenderla, diciamocelo. Però, perché questa allora, non è angolatissima. Allora avete... Però che allora una parata, avete... ragazzi. Dammi i soldi che prende lui, vedi che voli che ti faccio. Questo è il guarda, allora, scusate. Con tutti i soldi che vuole, allora, è chiaro che deve saltare. È la classica cosa che senti allo stadio. Ha sbagliato lo stop! Ma con tutti i soldi che... Ma che cazzo c'entra? Uno non può sbagliare uno stop. Esatto, un attimo. Di Sogillo andavano messi in frigo quei cazzo di cioccolatini, te l'hanno detto d'un'ora fa. Sì. Ma no. Il frigo non è dentro la tua... Esatto, tutta, non nel culo. Praticamente... Devi metterli in frigo. Traversone. Per favore, raccontiamo la triste storia di Sogillo e di come lui poi usa questi costumi per andare nei centri commerciali a tirare bambini. Insomma, questa cosa... Prima che ho scoperto che uno dei nostri ospiti qua, è proveniente dal nostro fan club... È un avvocato Valerio, quello in mezzo alle due fighe, sì. Diciamolo, no, di Sogillo così, quella specie di sozia di Pavarotti in mezzo a due fighe. Vabbè, ma tu dici così, ma lui è uscito e ha detto: vabbè, ma ragazzi, mi avete messo in mezzo loro due. Esatto. Ma chissà quanti mi invidieranno domani. Cioè, pensavo si avvicinasse per discutere della partita, invece, beh, cioè, te credo.
quando ti ricapita, diciamo. Momenti di alto profilo. Punizione. Tanto sei tornato a casa, cioè c'era una malparata, Alessandro? Sì, allora non è il privé del bar peggiore di Caracas. E neanche il cane del peggior bar del Caracas. Ma è Marino Bartoletti, no? È il perro Marino Bartoletti. È proprio lui. Esatto. È proprio lui che da giornalista sportivo stava esprimendo anche lui le sue opinioni. Le sue perplessità su quello che sta succedendo, le sue perplessità. Si stanno facendo un culo quadrato. Morata! Ancora Morata. Parata. Bella gara, no? Sì. Alessandro. Sì. Alessandro, ma... Sì, tra altre cose, siamo proprio venuti via dal bar perché dicendo, dopo un primo tempo così, la scaramanzia pretende che ci sia un cambio di campo. E invece... No, ma devo dire che col giallo di Cristante dopo zero secondi, appena entrato, la randellata così. Sì, era per avvisarli, capito? Adesso sono io, non farete più i fighi e infatti... Gallappa. Ma voi siete così in relax... No, che Giorgio può svapare. No, beh, non potrei, anzi. Non potrei perché fatto bene a farlo notare, sta arrivando il sindaco Sala in persona. No, ma è bello che è la terza diretta. Lui ogni tanto fuma, io mi giro, sento l'odore, faccio che cazzo fai lui? Io dico no, ho scorreggiato. Scusa. Sì, almeno. Chi ha scorreggiato? Esatto. Arrivando il sindaco Sala che ci fa qui una ciclabile, toglie i posti per sedersi e multa Giorgio. Esatto. Lì davanti ritira fuori il naviglio che aiuta per le zanzare. Appena avete nominato la Samp, Nico Williams ha preso l'incrocio dei panni. Ma Enrique, ma piantala un po', mia te Gabibbo. È bello voi due che litigate in genovese. Siamo Sandra e Raimondo. Sandra e Raimondo di Pegni. Magari. Perché almeno... Perché magari... Perché sono morti. Cosa ho detto di male? Che straffe! Sì, è vero. Sì, l'avvocato è rimasto imbalsamato perché... Giomando pensa solo una cosa e Valerio. Non posso dirla... Valerio, ti vedo rigido, non so come dire. Ti vedo rigidissimo. Non dico tutto. Ti dico che una parte di lui non è imbalsamata come potrebbe sembrarla imbalsamata. Ma... Se vuole favorire... sono molto timido, quindi non dico niente. Se mi guardi bene, assomiglio a un'altra... A Giorgia Meloni, esatto. Vabbè, bene. Non me ne vanterei in tutti i sensi. Esatto. Non me ne vanterei. Non è proprio considerata la figa del secolo, del secolo. Sì, perché il giornale, però vabbè. È di Lorenzo, no, era di Zaccagni. Schizzricht al cornutone.